in questo video. Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video e in questo secondo episodio della serie su Acapulco. Infatti, come preannunciato nello scorso episodio, che se non hai ancora visto ti lascio il link qui in alto a destra, da Houston in Texas ci siamo spostati ad Acapulco. Ad Acapulco adesso staremo ben 18 giorni e il viaggio continua con il terzo e il quarto giorno che vedremo in questo video. Nel terzo giorno non vedremo tantissimo perché è il primo lunedì del nostro arrivo ad Acapulco e quindi ci concentreremo più sul prendere le sim, fare la spesa eccetera. Però il quarto giorno vedremo veramente un sacco di cose perché siamo andati a fare un taxi tour, quindi abbiamo preso un taxi e ci ha portato in alcuni dei punti di maggiore interesse di Acapulco e abbiamo fatto un giro di circa 4, 5, 6 ore. Siamo andati a vedere una nuova spiaggia, a fare una piccola caccia di coccodrilli in una piccola palude, siamo andati alla Cruz, ovvero una croce enorme su una montagna con una vista stupenda su tutto il golfo di Acapulco e infine siamo andati nella tappa credo più famosa di tutto Acapulco. Sto parlando della Quebrada, che è un altissimo strapiombo, come se fosse una specie di canyon, dove ci sono dei tuffatori esperti nativi del posto che fanno dei tuffi spettacolari. Ma tutto questo lo vedremo meglio durante il video. Quindi ricordati fin da subito di iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i prossimi giorni su questo fantastico viaggio ad Acapulco e buona visione. Ecco il Walmart, arriveremo tra 30 minuti, ora che riusciamo ad attraversare. Quelle ci sono le strisce pedonali, ragazzi, non esistono. Ne ho vista solo una da quando sono qua. Con prepotenza, con il rischio di morire, passo. Mica, è bello grosso, eh? Ragazzi, era partito tutto con un pacco di fazzoletti. Io giuro che non ho mai fatto in vacanza una spesa così grande. Di solito andavo avanti con lattine di tonno. Due settimane dobbiamo stare qua. Alla fine tutta quella roba abbiamo pagato 194 euro, quasi 200 euro, è normale, come l'Italia. E abbiamo preso un sacco di roba, eh. E adesso stiamo prendendo il taxi perché tutta quella roba dove ce la portavamo in pullman, impossibile. Io pensavo di prendere un po' di salati, fazzoletti, invece siamo a posto per un anno. Ho notato che tutti i tassisti avevano questa cosa qui e si mette per il caldo, se no li rovina sotto, si rompe. Ma infatti anche il taxi che avevamo preso in Egitto aveva tutta sta tappezzeria molto più peloso e vecchio, però credo che era quello il loro obiettivo. Ragazzi, guardate che sono trasparenti i soldi in carta, anche questo vecchio. E questi qua vecchi però no. E hanno sia le monete che le carte magari della stessa valuta, perché tipo questo è un 20 pesos e c'è la banconota da 20 pesos. Ragazzi, questa è la piscina in settimana, non c'è nessuno, c'è molta meno gente rispetto a ieri, che era domenica. Comunque sono già le 5, oggi c'è una nuova spiaggia, esattamente un pochino più a sinistra del resort che si chiama Kalinda. Quindi se usciamo dal resort, poi facciamo 5 minuti a piedi, riscendiamo e andiamo alla Kalinda. Andiamo a vedere se c'è qualcosa sotto questo oceano. Allora, stiamo tornando a casa per questo tramonto spettacolare. Allora, questo mini snorkeling è stato molto bello per via di quelle razze o mante grandissime. Poi ce ne siamo dovuti andare perché mia madre si è spaventata. Perché le razze sono velenose, mentre le mante no. Adesso io volevo chiedervi, perché ho cercato anche su internet, non sono riuscito a capire
se erano mante o razze. Qualcuno che se ne intende, o secondo voi erano mante o razze? Comunque noi le avevamo viste dal nostro hotel in alto. Vedevamo queste macchie che si muovevano a riva ieri. E oggi per fortuna le abbiamo trovate mentre facevamo questo mini snorkeling. Ma subito. Quindi spero che nei prossimi giorni le rivedrò. Ok, arrivati in stanza. Vi saluto anche col tramonto dal terrazzo. E noi ci vediamo domani mattina a fare questa grande gita in taxi con un signore di 86 anni che sarebbe mio cugino, ovvero Frankie Oliva. Viene qui dalla bellezza di 60 anni, ragazzi. E si è trasferito a 18 anni senza niente, è una grandissima persona, domani ve lo faccio conoscere, super simpatico. Ok, siamo alla fermata del taxi, stiamo aspettando il taxi per dirigerci verso l'entroterra e faremo tipo 4-5 ore di taxi per vedere tutti i luoghi di interesse accompagnati da Frankie, ovvero mio cugino di 86 anni, che è quello alla sinistra di mia madre. Adesso aspettiamo air taxi e poi possiamo cominciare questo fantastico tour. Vediamo, io non so niente, né che tappe faremo né cosa vedremo. Stava spiegando che Acapulco è diviso in tre parti. Adesso siamo nell'Acapulco d'oro, stiamo andando verso la diamante, che è la parte nuova di Acapulco, e la tradizionale, che è dove c'è la cabrada, dove si tuffano quelli dall'alto. Qua ci sono tutte le case degli artisti, politici, gente importante e ricca. Seconda piccola tappa, questo è l'osservatorio di Punta Marquez. Ad arrivare alla croce andiamo a Porto Marquez, che è il paesino sotto il belvedere che abbiamo visto prima. Adesso siamo alla spiaggia di Mahawa, che era una delle tappe che avevo già salvato, quindi probabilmente ci ritorneremo anche per fare il bagno così. Ok, qui ci ritorneremo sicuramente, tanto che era già nel mio programma. Per questo la vedremo meglio più avanti nei prossimi video, questa spiaggia. E ci abitano i coccodrilli, infatti è tutto murato. Adesso gli ho chiesto se ci può far vedere un coccodrillo. Questo è lo stadio di tennis. Tra un po' fanno un torneo importante e stanno preparando tutto. Ok, da qua in poi le macchine non possono andare, dobbiamo farcela a piedi fino alla cruz. Qua c'è il nostro hotel, questa è l'isola dove andremo, la Rocchetta. Guardate che cimitero, ragazzi, farsi seppellire qui non è male. Wow, ragazzi, enorme. Qua c'è l'offerta libera.
Ok, il mio l'ho fatto. Perché questo posto è gratuito, offerta libera. Io dai, ma ragazzi, è bellissimo. Mi è piaciuto un sacco. La croce era a 45 metri di altezza. Adesso andiamo all'Accaparata, che è una delle attrazioni principali di Acapulco. Li puoi vedere sia di giorno che di notte. Adesso stiamo vedendo di giorno, magari ci ritorneremo di notte, che si buttano con le torce in mano. È comunque uno spettacolo. Vediamo. Eccoci arrivati alla Quebrada, dove si tuffano. Ok, abbiamo preso i biglietti, 100 peso, sarebbero 5 euro per entrare qui. Questo credo sia lo spogliatoio per chi si tuffa. E loro in teoria si buttano da qua sopra. Ma quanta gente è arrivata? Perché si avvicina l'una, l'una salta in teoria. Ok, i saltatori sono arrivati, credo che tra un po' si butteranno. Io mi sono messo il cappellino che qua è l'una e ci sono 47 gradi. Poi si fanno merchandising. Ehi, ciao. È stato incredibile, ragazzi. Cazzo di coraggio. Soprattutto la parte dove salivano sulla roccia e la scalavano senza niente. Pazzesco. Saluta. Hola, hola amigo. Hola. Acapulco, la Quebrada. Venite alla Quebrada. Cioè, ragazzi, avete visto quanta umiltà. Proprio serenissimo. Grandissimi. Veramente un bellissimo spettacolo. Siamo dovuti venire qui a l'una perché saltano all'una o alle 7. Torneremo alle 7 probabilmente per vedere di notte lo spettacolo. E vi consiglio di arrivare prima perché io ho trovato veramente l'ultimo buco e in un attimo era pieno. Vedo. No, después de que compre, amigo. Ah, no, no. Io sponsorizzo, publicity. Uno si incuriosisce al loro lavoro, è sorpreso dal loro lavoro e non si fanno riprendere. Ma io non, cioè, non è che lo riprendevo in faccia. Inchia, i soldi che si fanno. Questo è la casa di Diego Rivera, ovvero un artista famosissimo qui in Messico, e ha fatto questo murales che è uno dei simboli di Acapulco. Era nel mio programma e per casualità li siamo passati e allora io sono sceso a farvelo vedere. Ed è una specie di mosaico. Vedete com'è? Conchiglia. E anche qui troviamo Mr. Frog e ha detto che porta fortuna a toccarlo. E un po' di fortuna. Male non ci fa. Dai, dammi un po' di fortuna per favore, dammi un po' di fortuna. Ok. Adesso ritorniamo in taxi. Allora, siamo finiti a mangiare questo bel posto, Paratacos si chiama. Paratacos allo Tracos. Alla fine per il taxi abbiamo speso 1000 pesos per 5 ore, quindi 200 pesos all'ora, circa 10 euro all'ora, un po' di meno. Quindi direi non male, perché il tassista veniva con noi a vedere i monumenti, le cose, ci spiegava un po', quindi inoltre tutta la benzina che abbiamo fatto usare. Dipende anche un po' dalla compagnia di taxi, cambiano comunque se girano tra 200 e 350. Adesso volevo farvi vedere cosa mangeremo, che è specie di kebab questo qui. Sembra rosso e cattivo, ma in teoria non è piccante perché io non mangio tanto piccante. E altre cose che quando arrivano vi faccio vedere. Allora, guardate cosa ci hanno portato. Questa sembra lasagna. Qua, come vedete, tutti affamati, che già ci sono dei buchi. Vediamo come sono. Sono curioso questa che non l'ho messaggiata, che è il pastor. Il pastor sarebbe carne di maiale e di mucca. Poi ho messo i cetrioli, la cipolla, il pollo e questo è ananas che te lo mettono nel taco. Ovviamente non poteva mancare la guacamole, ovvero l'assassina di avocado, che però questa è un pochino piccante. Allora, io ho fatto tipo panino. Che colorito, Iva. È buono. Però quell'assassina non era poco piccante, era abbastanza piccante per il mio standard. Allora, questa sarebbe la foglia di un fico d'India alla griglia. In Calabria ce ne sono tanti, ho mangiato il frutto, ma non credevo si potesse mangiare la foglia. Vediamo com'è. Ciao. Mamma,
immangiabile, mamma mia. Pieno di vitamine, fa bene, sostanzioso. Ok, dopo il fantastico giro in taxi siamo andati a casa di Frank a mangiarci un po' di frutta fresca col gelato. Poi siamo fatti la doccia, siamo stati un po' in piscina, ci siamo rilassati insomma. E adesso sono le 6:30 e dobbiamo andare a cenare a casa di una delle amiche di mia zia. E qui i canadesi e i messicani cenano alle 6:30. Ebbene sì, siamo giunti alla fine di questo video e di questo terzo e quarto giorno da Acapulco. Ma non vi preoccupate perché il viaggio non è affatto finito qui. Infatti nel prossimo video vedremo il quinto giorno da Acapulco, dove andremo alla Rocchetta, ovvero un'isola davvero caratteristica e carina nelle vicinanze del golfo di Acapulco, dove partiremo con una barchetta tipica messicana e arriveremo a questo isolotto. Nell'isolotto vedremo la playa della Rocchetta, ovvero la spiaggia dell'isola, e ci addentreremo nell'isola tramite un trekking non troppo leggero, abbastanza in salita, fino a raggiungere il faro alla cima dell'isola, con un paesaggio davvero stupendo, e dove poi in cima c'è anche un piccolo museo che racconta la storia anche dell'isola. Ma tutto questo lo vedremo nel prossimo episodio, quindi per essere sicuro di non perdertelo mi raccomando iscriviti al canale e attiva la campanella, e anche se ti è piaciuto il video fammelo sapere con un bel like o scrivimi un qualsiasi commento relativo a feedback, curiosità, domande eccetera, a cui io risponderò super super volentieri. Detto questo, spero che il video ti sia piaciuto, ci vediamo alla prossima e da Supertramp è tutto.